nel senso che una cosa è fare il parroco e una cosa è fare il vescovo. Rimane soprattutto lo spirito dell'essere parroco. E io mi definisco un vescovo parroco, nel senso che dall'inizio mi sono posto la domanda cosa farò, come farò. E ho continuato a svolgere il mio ministero così come facevo in parrocchia, nel senso di incontrare direttamente la gente, stando in mezzo alla gente, ascoltando e anche con i confratelli sacerdoti soprattutto, dialogando con loro, visitando le diverse comunità. Io posso dire semplicemente che da quando sono a Matera in un anno e mezzo, per dirne una, mi sono fatto 75.000 chilometri, quindi con la macchina, per dire quanto. E perché per me è fondamentale incontrare le comunità, stare in mezzo a loro e soprattutto ascoltare le esigenze. Da qui che praticamente in questo anno e mezzo è maturato adesso un percorso sinodale che abbiamo iniziato e che ci porterà nel 2019, l'anno della cultura, a celebrare il vero e proprio sinodo. Ecco, lei da molti anni è attento alle tematiche della famiglia. Vediamo che la famiglia è sempre più sotto attacco. Come può la Chiesa difenderla e come la difendete nella diocesi di Matera? Ma è chiaro che da sempre nel pensiero della Chiesa la famiglia sta al primo posto. Difendere la famiglia non si tratta di fare delle crociate, si tratta di dire esattamente che cosa significa famiglia, e su questo bisogna essere chiari. Dire che cosa significa sacramento, dire che cosa significa scegliere secondo Gesù Cristo e secondo l'insegnamento del Vangelo. Il problema è che c'è molta confusione su questo e noi dobbiamo avere il coraggio di dire la verità accogliendo tutti, senza fare distinzioni. Qua non si tratta di giudicare le scelte che ognuno può fare o le scelte che noi possiamo ritenere sbagliate che gli altri facciano, perché si possono proporre degli itinerari anche a persone che magari hanno avuto alle spalle fallimento di un matrimonio, ne hanno iniziato un altro, dei percorsi che li possono aiutare a maturare, a crescere e a vivere santamente anche la loro unione. Diciamo che non si tratta più ormai, per esempio il tempo, dal mio punto di vista, già quando ero parroco io l'avevo proposto, i corsi prematrimoniali servono tanto quanto. Bisogna fare degli itinerari veri e propri di accompagnamento alla vita matrimoniale. Se c'è un itinerario che inizia prima e che continua dopo, ha senso. Se invece per celebrare un sacramento del matrimonio bisogna fare quei 5, 10, 13 incontri, io dico, se per diventare sacerdote impieghiamo 10 anni, non capisco se per celebrare un sacramento, qual è quello del matrimonio, bisogna impiegare 5 o 10 incontri. Ultimissima domanda, il suo commento sulla legge del biotestamento che è stata approvata nel Parlamento italiano è una forma di eutanasia nascosta o c'è qualcos'altro dietro? Guarda, ci sono delle cose che hanno bisogno di essere capite bene, io me le sto studiando anche perché c'è un'interpretazione che o la comprendiamo esattamente per quella che è o c'è il rischio di dire delle cose che non sono vere. Il rischio è che dietro questa legge si possa nascondere proprio una forma di eutanasia vera e propria, no? Ma era quello che voleva scongiurare assolutamente Papa Francesco, perché quello che ha detto Papa Francesco è come se fosse stata la prima volta che la Chiesa lo diceva, ma è il pensiero della Chiesa, basta andare a leggere quello che c'è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Papa Francesco non ha fatto altro che riprendere quello che la Chiesa da sempre ha detto, no all'accanimento terapeutico che è una cosa, e l'eutanasia è ben altra cosa, sono due cose completamente diverse. Grazie. Sei qua e non mi hai fatto una cosa.